Bentornato guerriero, questo è l'unico video che ti serve per scoprire qual è la migliore SMG in questa Season 5 Reloaded di Warzone 2. Rimani fino alla fine per vedere tutte le build, andiamo a bomba a vedere quali sono queste SMG che non possono mancare nel nostro loadout. Let's go! Avvalendoci del nostro sempre eterno sim.gg andiamo a simulare le migliori SMG in questa Season 5 Reloaded dopo nerf e buff che sono stati fatti durante la patch note. Quindi vediamo Fennec, Bass, P, ISO 45, Bell 46, Vaznev 9K, Lachman Sub e il nuovissimo Lachman Shroud, tutti simulati dopo, come vi dicevo, i nerf e i buff. Andiamo a vedere nella chart velocissimamente qual è la migliore opzione e in questo momento potete vedere che nonostante tutti i nerf Lachman Sub rimane imbattibile con 605 millisecondi di time to kill sugli 8 metri, quindi la miglior scelta per quanto riguarda gli scontri a corta distanza. Lachman Shroud sembra essere potentissimo con 550 millisecondi, ma vi spiegherò dopo per quale motivo non è la miglior scelta che potete fare. Abbiamo il Vaznev che continua a essere molto efficace sempre sugli 8 metri con 657 millisecondi, il Vel e l'ISO 45 se la battono insieme con 640 millisecondi e 685 millisecondi. Successivamente abbiamo il Bass P che nonostante abbia ricevuto dei bei buff rimane sui 691 millisecondi per gli scontri a corto raggio e la Fennec che nonostante il buff ricevuto sta sui 715 millisecondi. Abbiamo comunque tutte SMG che rimangono su una linea veramente molto sottile, quindi sono utilizzabili tutte quante e in base alle vostre preferenze. Andiamo a vedere sui 10 metri e vediamo che Lachman Sub crolla tantissimo e diventa 850 millisecondi time to kill e quindi l'ISO e il Bass P sembrano essere le scelte migliori insieme al Vel. Quindi Vel con 685 millisecondi time to kill, il Bass P con 691 e l'ISO con 772 sugli scontri da 8-10 metri vincono i fight, ma comunque sia gli scontri a corto raggio che faremo saranno sempre da 0-8 metri, quindi Lachman Sub è la vostra prima scelta. E quindi vi dicevo il Lachman Shroud perché non è utilizzabile, perché purtroppo lo hanno rilasciato sia a colpo singolo che con il burst, è difficile da utilizzare negli scontri perché dovremo stare sempre a premere il grilletto per poter fare fuoco e tritare i nostri avversari, e soprattutto se abbiamo più di un avversario sarà veramente difficile riuscire a triggerare il nostro grilletto in maniera veloce, semplice e soprattutto per rimanere sull'obiettivo. Andiamo a vedere le build. Ecco la build del Lachman Sub in questa Season 5 Reloaded: la canna, la 226 mm e le 38 Falcon con calibrazione meno 0,21 e meno 0,40. Aggiungiamo il laser da 1 mW con calibrazione meno 0,11 e meno 31,26. Montiamo poi il calcio FT mobile con calibrazione meno 3,48 e meno 1,47. Aggiungiamo l'impugnatura Lachman TCG10 con calibrazione meno 0,32 e meno 0,32. E mettiamo poi il caricatore da 50 colpi per scontri con 3-4 enemy player, oppure se siamo in duo o trio anche i 40 colpi sono più che accettabili. Vediamo nel poligono, qui è senza controllo del rischio, vediamo che prevalentemente è verso l'alto e andiamo a vedere sui 10 metri cosa contiene. Abbastanza solido, possiamo mettere anche tre piastre per andare a simulare meglio. Direi che nonostante i 10 metri non siano il target ideale per quest'arma, è veramente molto. Ed ecco la build dell'ISO 45, come volata montiamo la Lockshot KT85 con calibrazione più 0,49 e più 0,23, aggiungiamo la canna, la X-Raptor V2 7 pollici con calibrazione più 0,39 e più 0,32, montiamo poi l'ottica Slimline Pro con calibrazione più 1,65 e meno 1,96, aggiungiamo l'impugnatura A30 Stout con calibrazione più 0,84 e più 0,45 e finiamo la build con il tamburo da 45 colpi. Eccoci nel poligono senza controllo del rinculo. Anche in questo caso molto verticale e andiamo a vedere che cosa succede con i nostri manichini. Abbastanza solido anche sui 25 metri. Ed ecco il Vel 46 in questa Season 5 Reloaded, un'altra ottima scelta per i nostri loadout. Come volata montiamo il compensatore Lacerta con calibrazione più 0,62 e più 0,20, aggiungiamo il sottocanna, l'impugnatura Edge 47 con calibrazione più 0,80 e più 0,35, montiamo poi il calcio, la Salt 60 con calibrazione meno 2,71 e più 1,86, aggiungiamo il caricatore da 50 colpi o 60 se siete
contro più nemici contemporaneamente, quindi sopra i 3-4 nemici è sempre consigliabile utilizzare 60 colpi, anche se ci renderà molto più lenti negli spostamenti, quindi a voi la scelta. L'impugnatura Schlager Soldier per finire la build con calibrazione meno 0,84 e meno 0,29. Vediamo nel poligono il rinculo senza il controllo. Anche in questo caso vedete che il rinculo è pressoché verticale e andiamo a vedere cosa succede contro i manichini. Rato di fuoco incredibile, veramente una goduria. Ed ecco il Lachmann Shroud della Season 5 Reloaded, la build canna Grapple 6 170 mm con calibrazione meno 0,42 e meno 0,32. Abbiamo poi il laser da 1 mW con calibrazione più 0,39 e più 44,42. Aggiungiamo il calcio FT Mobile con calibrazione più 2,97 e più 2,25. Sotto canna impugnatura X40 con calibrazione più 0,67 e più 0,28 e finiamo la build con il caricatore da 40 colpi. Nel poligono, come vi dicevo, questo SMG è soltanto a colpo da 3 o colpo singolo. Ovviamente, se riusciamo a mantenere in sagoma l'obiettivo, i 3 colpi andranno dritti dritti nella parte del corpo che stiamo mirando. C'è la difficoltà di mantenere l'obiettivo in sagoma. Il time to kill, come vi ho detto, è eccezionale per la categoria, quindi è un'ottima scelta se siete velocissimi a triggerare il grilletto. Ecco il Buzz P della Season 5 Reloaded, la build volata compensatore Laserta con calibrazione più 0,62 e più 0,14. Aggiungiamo la canna, la Brue & Drake 6,5 pollici con calibrazione meno 0,31 e meno 0,31. Aggiungiamo ancora il calcio Ravage 10 con calibrazione meno 2,58 e meno 1,86. Andiamo a mettere l'impugnatura Brue & Flash con calibrazione meno 0,65 e meno 0,30 e finiamo la build con il tamburo da 50 colpi. Eccoci nel poligono per vedere senza rinculo cosa succede. Possiamo vedere anche in questo caso un lieve scostamento orizzontale, ma tutto sommato molto gestibile. E vediamo invece sui manichini. Anche in questo caso molto gestibile sui 10 metri, un po' meno per quanto riguarda target sui 25, ma comunque molto devastante. Ed ecco la Fennec 45 della Season 5 Reloaded con volata compensatore Laserta con calibrazione più 0,75 e più 0,35, la canna Leftac Recon 8,5 pollici con calibrazione più 0,47 e meno 0,03. Montiamo poi l'impugnatura gommata Fennec con calibrazione meno 0,77 e meno 0,30 e finiamo con l'impugnatura TV Vrek con calibrazione più 0,70 e più 0,34 e il caricatore da 45 colpi. Eccoci nel poligono senza rinculo, senza controllo del rinculo. Anche in questo caso vediamo che pressoché stiamo sparando verso una linea verticale, facilissima da controllare, e qui contro un bersaglio. Direi abbastanza buono, ci possiamo spingere anche un pochettino oltre e il caricatore ce lo permette. Ecco il Vaznev 9K con volata compensatore Laserta con calibrazione più 0,62 e più 0,33, il sottocanna impugnatura Edge 47 con calibrazione più 0,49 e più 0,34, il calcio O3ZAT con calibrazione meno 0,65 e meno 2,01, l'impugnatura Demo X2 con calibrazione più 0,68 e più 0,36 e finiamo la build con il caricatore da 45 colpi. Se vi chiedeste come mai sempre il compensatore Laserta, questo è quello che ci permette di avere il miglior controllo del rinculo orizzontale, che è quello che ci fa più penare. Infatti vedete qui che spara parecchio verso l'alto, ma i colpi non vanno troppo laterali. Andiamo a vedere invece contro una sagoma. Sempre affidabile il nostro partner. Guerriero, siamo arrivati alla fine, spero che il video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se così fosse, lascia un like, iscriviti a questo canale, passami a trovare su tutti gli altri miei social, trovi il link qui sotto in descrizione. Per il momento, guerriero, questo è tutto, ci vediamo per i prossimi aggiornamenti. Keep fighting, alla prossima!